Allora, ragazzi, no, prima di andare avanti, tengo a precisare che questa non è una video recensione dello Xiaomi Redmi Note 10 5G, anche perché la video recensione la trovate sempre qui sul canale. Allora, questa qui praticamente sono quelle cose che io proprio non digerisco su questo dispositivo, sia hardware e sia software. Quindi, subito dopo la sigla, andremo a parlare di queste cose. Quindi, sigla! Allora raga, come già vi ho detto nella intro di questo video, sono quelle 5 cose che io proprio non digerisco su questo dispositivo, come anche qualche altro dispositivo per quanto riguarda l'hardware. Ecco qua, qui per quanto riguarda l'hardware mi sento un po' come il carissimo Smugol, che quando tocca un dispositivo con mano, soprattutto gli smartphone, vuole tutto al proprio posto, tutto perfettamente simmetrico. Ecco, parlando proprio di simmetria tra display e cornice, le parti laterali di questo dispositivo, ok, sono perfettamente simmetriche, sono molto piacevoli a guardare sia a destra sia a sinistra, ma se buttiamo l'occhio sia sulla parte bassa e sia sulla parte alta di questo dispositivo, per nulla è niente simmetrico. Ci sta quello spazio nero tra display, tra cornice. Credetemi, utilizzando questo dispositivo, l'occhio cade proprio lì. Ed è una cosa molto fastidiosa. Potevi pensarci, anche se un dispositivo di fascia bassa, a fare un dispositivo simmetrico sia con i bordi e sia con il display, però va bene così. A me piace lo stesso, lo sto utilizzando, anche se in futuro cambierò il dispositivo, ma al momento va bene così. Adesso passiamo a parlare di quelle che sono le cose software che non sopporta qui. Mi sento come Davide Puato di Socdroid, perché sono uno smanettone in queste cose e vanno per forza citate. Allora, partiamo dal doppio tap. Il doppio tap va bene che me lo ha inserito, va bene che mi fa disattivare o disattivare il display, ma la domanda è: perché quel doppio tap non mi fa né bloccare né sbloccare un dispositivo? No, me lo metti lì, mi fai attivare o disattivare il display. A che serve? Io sinceramente quel doppio tap solo per riattivare o disattivare il display non lo utilizzo affatto, raga, non lo utilizzo. Ma a me sarebbe piaciuto con questo doppio tap bloccare o sbloccare lo smartphone. Sarebbe stata una cosa molto più utile e consona con quel tipo di funzionalità, ma va bene così. Xiaomi evidentemente non ci avrà pensato. Sempre rimanendo nell'ambito sblocco, però questa cosa anticipo subito che capita solo in alcuni dispositivi, riguarda lo sblocco facciale. Ok, lo sblocco facciale. Se io prendo il dispositivo da tavolo o magari da qualsiasi altra parte su cui è poggiato, lo giro verso di me, ok, mi riconosce e mi sblocca il dispositivo. Ma perché mai non mi porti alla schermata home come succede con altri dispositivi? Sì, riconoscono e riportano direttamente alla schermata home. No, io devo fare uno slide dopo avermi riconosciuto e andare nella schermata home. No, sarebbe stato molto più comodo, magari anche in un altro contesto, prendere il dispositivo, essere riconosciuto dal dispositivo e andare alla schermata home ed essere subito pronto all'uso. No, e credetemi, questa funzionalità sarebbe stata anch'essa molto molto comoda se fosse stata inserita in questo contesto, in questo sblocco. L'altra cosa che non sopporto, ragazzi, è il pulsante home. Allora, il pulsante home va bene, ha delle utili funzionalità, ma nel momento in cui io apro una cartella e da quella cartella io lancio un'applicazione, la sto utilizzando, ok, non voglio più utilizzare quell'applicazione, premo il pulsante della home. Dove mi ritorna? Mi ritorna nella cartella da dove ho lanciato quell'applicazione che io fino a poco tempo fa stavo utilizzando. No, se io premo il pulsante della home, vuol dire che io voglio realmente ritornare alla home. Non voglio ritornare alla cartella da dove ho lanciato l'applicazione. No, perché se volevo tornare indietro, premevo semplicemente il pulsante back del dispositivo.
Quindi questa qui è un'altra cosa fastidiosa, perché se a me dovesse servire un'altra applicazione dopo quella lì, premendo il pulsante della home, torno indietro nella cartella, devo ripremere il pulsante della home per andare a cercare l'applicazione, ad aprire l'applicazione che mi serve. Credetemi, questa cosa durante l'utilizzo quotidiano è veramente fastidiosa, ragazzi. Ma non vi dico quanto, perché magari sto lì ad utilizzare una certa applicazione, premo il pulsante home, mi apre la cartella da dove è stata aperta l'applicazione. La stessa cosa capita anche nel drawer delle applicazioni. Apro un'applicazione dal drawer, ok, premo il pulsante della home, no, ritorna al drawer da dove ho lanciato l'applicazione. Ma se io dico un minimo di intelligenza, premo il pulsante home, fammi ritornare alla home, fammi ritornare alla cartella dove è stata aperta l'applicazione. Oh, ragazzi, non voglio sclerare perché YouTube non me lo permette, ok, però sarebbe stato molto comodo questo pulsante home ritornare proprio veramente alla home ed aprire un'altra applicazione che si desiderava aprire. Allora raga, un'altra cosa che non sopporto, che poi sarà l'ultima di questo video, è il task manager. Una cosa che accade nel task manager, ok? Allora, io sto utilizzando un'applicazione, non voglio più utilizzare il dispositivo, lo voglio rimettere in task o magari riposarlo sulla scrivania. Premo il task manager per chiudere tutte le applicazioni e che succede? Premendo il task manager e premendo il pulsante per chiudere tutte le applicazioni, me le chiude tutte tranne l'ultima che stavo utilizzando. No, ma perché mi fai capitare questa cosa? Io non voglio che capiti questa cosa. Ok, se premo il pulsante task manager per chiudere tutte le applicazioni perché devo riporre nuovamente il dispositivo in tasca o metterlo lì sul tavolo, mi devi far chiudere tutte le applicazioni, non mi devi riaprire l'ultima applicazione che io stavo utilizzando. Allora che mi tocca fare? Per chiudere realmente tutte le applicazioni devo ritornare alla home, premere il pulsante del task manager, premere il pulsante chiudi per chiudere tutte le applicazioni e solo lì mi chiude realmente tutte le applicazioni. Quindi devo prima passare dalla home e poi passare da task manager per chiudere realmente tutte le app aperte. Credetemi, sono delle cose veramente fastidiose. Sia hardware, vabbè, la parte hardware, le connection asimmetriche va bene, ma i software, ha ricevuto un aggiornamento più o meno un mese fa, ok? La MIUI 13, Android 12 non sono state migliorate prima e né tantomeno sono state migliorate ora. Quindi Xiaomi, se devi migliorare i tuoi dispositivi, fallo sotto questo punto di vista, ok? Va bene, mi piace il dispositivo, mi piace il colore, ha un bel display, ha una bella resa dei colori, ha anche una fotocamera e ti ringrazio per aver inserito la modalità Pro nell'applicazione fotocamera, ma devi migliorare tutto il resto. Quindi, dispositivo va bene, ma devi migliorare la parte hardware, anche se non mi fa un dispositivo completamente simmetrico tra display e cornice, ma almeno vai a migliorare il sistema, le funzionalità, non chiediamo altro, ma almeno il giusto per poterlo utilizzare senza fare troppi stratagemmi per ritornare ad un'applicazione prima, ritornare alla home. No, tutte queste cose io sinceramente non le digerisco, ragazzi, perché mi danno veramente di un fastidio enorme durante l'utilizzo. Io lo utilizzo molto lo smartphone, è fastidioso, veramente fastidioso. Allora, io vi ho detto le mie 5 cose che non sopporto del mio stesso dispositivo. Adesso qua in basso nei commenti voglio sapere le vostre cose fastidiose del vostro dispositivo. Quindi, chi più ne ha, più ne metta, magari dai vostri commenti, se qualcuno salta fuori che ha il mio stesso dispositivo, potrebbe uscire un altro video delle cose che mi piacciono di questo dispositivo, ma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, lo sapete, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, lo ripeterò, ripeto, fino a quando ci sarà il canale aperto, iscrivetevi al canale. Voi non pagate nulla, ma a me date veramente un grandissimo supporto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video con tutti i vostri amici, familiari, parenti, cugini, cugine, fate voi, condividetelo con chiunque. Mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, lo sapete per chi mi segue, perché da lì passano la maggior parte degli spoiler
del canale, dei video futuri, le date dei video, insomma seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo, non lo so se arriverà domenica un altro video, ma ci vediamo sempre qui, ovviamente alla stessa ora, salvo casi complicati, con un nuovo video qui sul canale. Ciao!